Carissime, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ciao a tutte ragazze. Tutto a posto? Tutto bene? Bene, aspetto prime. Prime persone che arrivano. Ciao. Ciao a tutti. Benvenuti in questa diretta. Spero tanto che stasera per tutti quanti ci sarà qualcosa di interessante. Eugenia, buonasera. Letizia, Donatella, Antonella, Brunella, Debora, buonasera. Buonasera a tutti. Piacere di vedervi, sono proprio felice che ci siete. Pamela, ciao Pamela. Giovanna, ciao Rita, buonasera, buonasera. Patrizia, spero che stasera sarete molto attive. Graziella, Paola, Paola, una rosa anche a te. Ciao Francesca, ciao carissima Erika. Ciao Vittoria, ciao carissima, che bello che ci sei anche tu. Cinzia, Patrizia, quante siete? Ciao Stefania, ciao Stefania, Lucia, Maria, Sonia, wow. Bene, bene, bene. Cati, ciao, buonasera. Antonella, ciao. Ragazze, Monia, Giuliana, io cerco di leggere tutti almeno per un paio di minuti. Paola, Maika, Serena, Caterina. Buonasera, buonasera ragazze. Ciao Stefi. Maria Scrizzi, ciao. Stefania, Ivana, Angela. Wow, ciao. Bel nome. Posso sapere l'argomento? Cazzi, stasera parleremo della preghiera. Della preghiera. Preparate le vostre domande, vi dico subito, ormai sapete, io non sono il prete, ovviamente, ciao Gabriella, io non sono una persona strettamente religiosa, perciò vi parlerò della preghiera dal punto di vista anche di una persona semplice, dal punto di vista di un medium, dal punto di vista di una mamma, di qualcuno che ha perso qualcuno nella vita. Ciao Attilia, Silvana. Ciao ragazze, Mara, buonasera Donatella, ciao. Sicuramente anche voi pregate, anche se molte persone dicono che non pregano, però so che in qualche modo si rivolgono alle forze superiori, si rivolgono al creatore e è una forma di preghiera, come anche la meditazione potrebbe essere una forma di preghiera. Un ringraziamento è necessario quando facciamo le preghiere. Ho raccolto diverse domande che molti di voi mi avete scritto prima della diretta e anche qualche giorno prima, perché facendo tante diverse sedute private noi parliamo anche della spiritualità e certamente qualcuno mi dice: Slavi, ma io sto pregando, come mai il creatore non mi sente? Quante volte al giorno devo pregare? Quali preghiere devo pronunciare? A chi devo rivolgermi? Cosa devo fare e perché a volte quando chiedo, 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 ma quante volte devo chiedere affinché il mio desiderato può essere avverato, che il Creatore mi sente? Come mai lui non mi sente? Di questo parleremo. Io non posso darvi le risposte a quale santo dovete pregare per ottenere qualcosa. Quale esattamente tipo di preghiera dovete pronunciare? Quante volte bisogna recitare Padre nostro e altre preghiere molto valide, ovviamente. Vi sto parlando dal punto di vista di un mistico, ma non una persona strettamente religiosa, vi dico ancora, anche se io credo e chiedo e prego anche, però in modo mio. Per
farvi comprendere che cosa intendo a dire con la preghiera, magari durante la diretta vi farò anche qualche esempio molto leggero e aspetto che anche voi mi scrivete qualche domanda. Capisco che non tutte le persone vanno in chiesa ogni domenica. Sì, lo è. Non tutte le persone vanno domenica in chiesa, non tutte le persone a casa hanno la sua icona o una statua piccolina della Madonnina, però la fede è qui, la fede è dentro di noi e abbiamo almeno chi non è completamente ateo ha il suo amore per il Creatore. Alcune volte mi chiedono perché bisogna pregare per gli altri. Prima devo essere io, voglio pregare a me, di me, parlare con Creatore. Allora, perché bisogna pregare anche per gli altri? Una volta mi hanno fatto vedere questo mondo, tutte le persone, come un grande organismo. Anche io ho fatto una domanda di questo genere al creatore perché ogni tanto gli parlo e credetemi, faccio dei bei discorsi con le forze e con lui. Perché non possiamo parlare con il Dio? Certo che possiamo parlare. Non abbiamo bisogno per forza avere qualche tramite, andare da channeler o andare da una persona che fa parte della Chiesa. Il creatore è qui dentro e noi possiamo parlare con lui anche direttamente. Certamente ogni persona può scegliere il punto di riferimento. Se non si sente che lo può fare da solo, rivolgersi direttamente al creatore, certamente si può sempre trovare qualcuno che può fare da tramite. È una cosa assolutamente normale. Come anche non tutte le persone riescono a contattare i propri cari trapassati e vanno dal medium. Perciò è normalissimo. Oh, buonasera, buonasera, quante siete? Angela, Esther, Giuseppe, ciao, Antonella, Anna Maria, Antonella, ci si rivolge all'universo, basterebbe l'intenzione. Sì, l'intenzione, assolutamente sì. Peppe, da quando mi è apparso il mio padre nel momento del trapasso, ho capito che la Chiesa mi ha sempre... Oh, scomparso. È scomparsa... Vabbè, ok, non lo so dove è andata a finire. Allora, parlando della mia personale preghiera, perché pregare per gli altri? Per chi? Per chi vive o chi è trapassato? Se devo dire a qualcuno che io sto pregando per lui. Il Creatore mi ha fatto vedere l'umanità. E tutte le persone come un grande organismo, l'unico organismo. E quando ho chiesto perché devo pregare per l'altro, mi ha detto: prova ad ascoltare il tuo organismo personale. Quando ti fa male un dente, per esempio, tu cosa fai? Prendo la pastiglia. Sì, è vero, prendi la pastiglia, ma non è che vai subito a togliere il dente. No, non vado a togliere il dente. E cosa fai? Prima lo curo, giusto. Allora c'è in mezzo la guarigione quando lavori per le altre persone, quando preghi per le altre persone. Perché se per esempio io dico come faccio a fare la preghiera per un nemico? Tutti abbiamo dei nemici. E lui dice, nemico è il tuo organo ammalato nel tuo organismo e tu non è che vai a toglierlo, tu vai a guarirlo. Perciò quando preghi per tutte le persone che conosce e anche per chi non conosce, chi magari non sta bene, perché a volte le persone si comportano male perché gli manca qualcosa nella vita. A qualcuno manca amore, qualcuno manca affetto, a qualcuno mancano i figli, a qualcuno mancano i rapporti. E per quello possono diventare magari un po' più cattivi, potete entrare in conflitto. Prega. Prega che il Creatore darà a quelle persone ciò che gli serve e così guarirà dentro. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo. E infatti nei miei momenti di silenzio, quando mi rivolgo al Creatore, all'universo, al creato dell'universo, io chiedo che dà a tutti,
il Creatore, ciò che le serve perché possono avere la vita felice e armoniosa. Perché quando felice, qualcuno è felice, sarò felice anch'io perché facciamo parte di tutt'uno. Ecco perché mi hanno detto bisogna fare preghiere anche per le altre persone. Non pensiamo soltanto a noi stessi. Non andiamo a dire ho pregato per te 10 volte al giorno, perché la preghiera è qualcosa di molto intimo tra te e Dio, tra te e Creatore. Noi dobbiamo stabilire un dialogo. Quando due persone amano, si amano, loro cercano di instaurare un rapporto. Qui c'è amore tra te e il Creatore. Anche qui bisogna instaurare un rapporto e la preghiera ti aiuta ad avere una conversazione. Chiedi e ti sarà dato. Preghiera, pregare, ti prego, vuol dire chiedere. Tante dicono, io non voglio disturbare il Creatore, perché le devo sempre chiedere, chiedere? Tanto lui è onnipotente, sa già quello che mi serve. È vero, Creatore sa già quello che ti serve, ma lui vuole sapere anche se tu lo sai ciò che serve a te. Capite? E per quello, quando noi chiediamo al Creatore qualcosa, vuol dire che noi diciamo ho pensato della mia vita. Ho capito quello che per me è importante e ti sto chiedendo di aiutarmi ad averlo. Il Creatore dice, anche io ho pensato che questa cosa per te è importante e allora ti aiuterò. Ma magari non subito, perché magari mi chiedi adesso una volta, poi mi chiedi seconda volta, mi chiedi terza volta. E magari la quarta volta tu capirai che quello che stai chiedendo non è quello che ti serve. Perciò, rispondendo alla domanda quante volte bisogna pregare e chiedere la stessa cosa al Creatore, la mia risposta è proprio questa. Preghi affinché capirai che questo per te è veramente necessario. Prendi il tuo tempo. Creatore non ha bisogno per avverare il tuo desiderio. Lui può farlo anche immediatamente, non ha bisogno del tempo. Tu hai bisogno del tempo, non soltanto per capire ciò che ti serve, ma anche prepararti di poter ricevere quello che ti serve, perché la tua vita potrebbe cambiarsi. Ogni preghiera ci porta a un cambiamento, per noi o per gli altri. Cominciamo da qua e adesso leggerò ciò che mi avete scritto. Bene. Daniela, ciao Slavi, ma se ogni anima ha già scritto il suo percorso sulla Terra, pregare significa a volte voler cambiare il percorso già prescelto per la sua evoluzione. Molto interessante, Daniela. Ma pregare vuol dire chiedere, dipende che cosa chiede, perché preghiera è una richiesta. Tu puoi chiedere che il Creatore ti dà la forza per poter superare gli ostacoli che ti possono impedire a seguire il tuo destino. Chiedi la forza, chiedi di essere sano per poter superare diverse difficoltà della strada che stai facendo. Chi ha detto che ogni anima ha già scritto il suo percorso? Anima sa la meta che deve raggiungere per questa vita, ma come tu la raggiungi, questo è il tuo libero arbitrio. Dimentica che ti diranno sempre che tutto è scritto e che ogni passo che fai c'è qualcuno che ti sta manipolando perché lo sta facendo. Stai facendo no. Questa è la tua libera scelta. Il Creatore, credetemi, non è un ragazzo stupido, e tutto sta dando tutto a noi perché ha dato a noi delle capacità e dei talenti che possono aiutarci a raggiungere quell'obiettivo dell'anima.
E questi talenti e capacità sono pezzettini del creatore e un pezzettino di sé che lui ci ha dato, perché noi nella nostra libertà possiamo utilizzare quei strumenti che ci serviranno. Ma a volte non abbiamo abbastanza intelligenza, non abbiamo abbastanza saggezza. È questo che noi chiediamo al creatore. Ti prego, dammi la saggezza per poter utilizzare strumenti che ho. Ti prego. Mi aiuti, che io al massimo posso utilizzare le mie capacità. Fammi tirare forza, fammi riconoscere la mia forza. Fammi riconoscere te che hai dentro di me. Fammi riconoscere quella luce. E lui ti aiuterà in questo. Ti aiuterà a capire che strumento potresti utilizzare. E quando tu preghi per le altre persone, fai la stessa cosa, aiuta una persona a diventare consapevole di tutti questi talenti preziosi che ha. Tirare fuori la forza di guarigione, tirare fuori la saggezza e intelligenza. E così la persona si sveglia e troverà la sua strada. Comincerà ad essere attenta a diversi segnali e magari vedrà una porticina che si apre e entrerà. Prima magari era cieco, vedeva diverse porte, ma o magari non le vedeva neanche, o non aveva coraggio di entrare. Il creatore attiva la sua forza dentro nella persona, ancora di più per aiutarlo. Attiva la sua voce dentro nella persona. A livello intuitivo, a noi arrivano delle ispirazioni. Chi ci manda ispirazione? Può mandare la nostra anima, possono mandare aiutante spirituale, ma tutti quanti loro, compreso anche l'anima, fanno parte del regno del Creatore. Perciò loro sono la sua voce. E quando diciamo angelo mi sta dando un segnale, la guida mi sta dando un segnale, loro sono tutti collaboratori del Creatore. Perciò pregando al Creatore direttamente, tu preghi a tutto il suo regno e tutti quanti ti possono ascoltare. Eugenia, Slavi, io pregavo sempre, ma ora che ho perso il mio unico figlio, non voglio più pregare. Che senso ha se tutto va come deve andare? Eugenia, mi dispiace molto, è un dolore perdere un figlio. Però pensa che le tue preghiere lui potrebbe sentire. Come tu hai pregato per lui quando era vivo, perché lui può avere tutto in questa vita, continua a pregare per lui anche se si trova nell'altro mondo, che così trova la sua pace, trova le sue forze. Pregare vuol dire stabilire un rapporto. Quando io prego mi rivolgo a te, perciò ti vedo, capisco con chi sto parlando. Prego al Creatore per il figlio, così in quel momento penso sia al Creatore che anche al figlio. Tu mi dici, sì, sempre, io penso sempre al mio figlio anche senza la preghiera. Va bene, però lui si trova ora nel mondo del Creatore. E se vuoi che per lui è tutto bello lì, sicuramente è bello, però le preghiere di una mamma, le preghiere dei genitori, dei fratelli, sorelle, danno la forza allo spirito. Danno amore, questa è la conferma di amore. E nessuno dice che queste preghiere devono essere per forza religiose. Le mie preghiere sono qui. È un contatto intimo tra me e Creatore. Solo io conosco quelle parole con quali mi rivolgo a Lui. Io prendo il mio tempo, il mio silenzio. Quando io me la sento e faccio queste preghiere. Magari non mi serve, a me come Slavi non mi serve molto. Però io penso anche ai miei cari, come dell'organismo, come avevo detto all'inizio.
un organismo intero. Se mio figlio sta bene, sto bene io. Se mio marito sta bene, sto bene anche io. Tutti gli organi si sentono bene e allora l'organismo è sano. Per questa vita, per questa dimensione terrena, io comunque chiedo al Creatore di aiutarci a sopravvivere, ma per i miei cari che si trovano nel suo regno, per lui sarà anche più semplice, perché sono già nella sua dimensione. Per quello, Daniela, no, Eugenia, io credo che una preghiera non tanto religiosa quanto animica potrebbe aiutare sia te che anche al tuo figlio. Io capisco che molte persone sono arrabbiate con il Creatore perché dicono: perché hai preso il mio figlio? Perché hai fatto morire i miei genitori? Capisco. E anche lui capisce perché è intelligente. C'è un motivo per quale i nostri figli, i nostri genitori, fratelli e sorelle vanno prima che arriva il loro momento, almeno per noi. Noi pensiamo che tutti devono vivere almeno fino a 100 anni e le persone che se ne vanno presto, per noi è una co cosa ingiusta. Secondo me il creatore non può essere ingiusto, ci sono altri motivi perché succede tutto questo. E in alcuni trapassi, purtroppo, non sto prendendo il tuo esempio, Eugenia, in alcuni trapassi, purtroppo, non è sempre la responsabilità del creatore che li ha presi nel suo regno. In alcuni casi sono proprio le persone responsabile di vivere o morire e quanto vivere. Ok. Eugenio, io non conosco il tuo caso, non prenderlo tanto al cuore questo mio discorso, perché io adesso sto parlando in generale, non so cosa è successo al tuo figlio. Lucia, io prego in chiusura della mia giornata in modo mio. Questa è una cosa bellissima, Lucia, perché anche io alla fine della giornata, quando vado a letto, il mio proprio ultimo pensiero, grazie. Grazie per quello che mi hai dato durante la giornata. Ti prego, fammi avere una splendida giornata di domani. Fai così che tutto andrà alla meraviglia. Ringrazio e chiedo, stabilisco un dialogo. Bene, Lucia, vedi, facciamo la stessa cosa. Buonasera, Daniela, Loretta, ciao. Ok, ringraziare l'universo non è preghiera. Preghiera, Daniela, preghiera è quando tu preghi. Io ti prego. Prego di che cosa? Ok? E per questo si chiama preghiera. A noi dicono sempre da lassù, chiedete, chiedete. Perché dalle nostre richieste si vede quanto siamo evoluti. E credetemi che il mondo spirituale, il creatore, cerca di esaudire le nostre richieste soltanto quelle intelligenti, quelle che veramente ci fanno crescere, ci fanno guarire, perché io non credo che a lui avrebbe piaciuto una richiesta come quella che... E avevo un signore con quale ho chiacchierato e uno che ha avuto problemi con l'alcol, un signore proprio, diciamo, un po' ammalato di alcolismo, e lui ha detto: l'unica cosa che io chiedo al creatore di farmi lavorare in una fabbrica dove producono superalcolici. Che tipo di preghiera è? Voglio andare lì e morire da overdose di alcolici che prendo. E certamente il creatore lo guarda e dice: eh sì, non posso proprio dire che sei cresciuto abbastanza. Dalle nostre richieste lui capisce chi sei e che tipo di evoluzione stai facendo. Come vuoi cambiarti? Verso quale cambiamento nella tua vita vorresti andare? Perché quando chiediamo qualcosa, spesso chiediamo per un cambiamento. Ecco perché. E ringraziare l'universo
E un'altra cosa, io ti ringrazio per quello che mi hai dato, anche sotto forma di preghiera, ma capite, sono delle cose un pochettino diverse, perché la parola preghiera, come ho detto, prego, proprio chiedere. Ringraziare, secondo me, non è, può essere chiamato proprio preghiera, ma io non sto parlando dal punto di vista religioso, ok? Non sto parlando dal punto di vista religioso. Allora, per me, come per Slavia, sono due cose un po' diverse. Poi, Max, buonasera, Monica, Brunella. Io prego spontaneamente e in modo improvvisato da ogni luogo. Ogni tanto mi ci arrabbio pure con lui. Mi piace anche tanto ringraziarlo quando sto bene, quando il cielo è il mondo del gran sorriso. Bello, bellissimo. Io conosco le persone che si arrabbiano, infatti, con il creatore, però nelle preghiere classiche, diciamo religiose, spesso quando chiedono, poi dicono, ma sia per la tua volontà, qualcosa di genere. Io sono della religione ortodossa, io ho letto sempre le preghiere in russo. Sicuramente è scritto in italiano in qualche modo un po' diverso, ma il senso è sempre quello. E sia la tua volontà. Se per te è giusto, allora sarà giusto anche per me. E proprio questo è il momento che io chiedo, ma poi il creatore decide se esaudire o no questo mio desiderio, questa mia preghiera. Perché, come ho detto in questo caso con alcolizzato che vuole, sta pregando per andare a lavorare nella fabbrica del superalcolice. Non credo proprio che per la volontà, infatti, divina, questo desiderio non sarà esaudito, perché quello che chiede mette in atto non soltanto il suo amore, ma l'ego. L'ego. Questa è la cosa più pericolosa. Perché a volte noi chiediamo veramente non quello che per noi è vitale e molto importante, ma chiediamo vincere a lotto, questo è l'ego. Non si può chiamare questo preghiera quando vogliamo vincere a lotto. Okay. Per ricevere deve essere anche il momento giusto per noi, giusto? Brava Donatella, e per questo ci vuole il tempo. Non è che io chiedo e subito mi danno. Ci vuole il tempo. Scusa Slavia, ma se si muore per malattia o di mala sanità, come questo libero arbitrio? Quando noi nasciamo come le anime, sicuramente, Eugenia, è una conseguenza di ciò che abbiamo vissuto precedentemente. Quando l'anima decide di incarnarsi da qualche parte del paese, in una certa famiglia che le può o aiutare o impedire di fare determinate cose, con soldi o senza soldi, secondo me questo è proprio le sfide che bisogna affrontare. Chi ha detto che una persona che vive nel paese come Africa, per esempio, non trova dentro di sé quella forza e volontà di poter uscire da una situazione che non le sta bene. Si può sempre trovare il modo, tirare fuori la propria intelligenza, tirare fuori la saggezza, la forza, la sfida. Magari queste anime hanno scelto un percorso di genere iniziale per poter vedere fino a che punto riescono ad arrivare. Per poter uscire poi da queste gabbie. Qualcuno riesce, qualcuno no. Anche se rimangono lì, si lamentano, ma invece di lamentare, fai. Hai tutti gli strumenti per farlo, hai il cervello per farlo.
Allora, secondo me si può uscire da qualsiasi situazione, anche molto brutta, basta volerlo fare. E questo non è una condanna del creatore. Questa è la sua grazia verso di noi, perché ci fa crescere e ci fa incontrare quella forza immensa che abbiamo dentro. Voi pensate che la mia vita era sempre fatta di fiori? No. Però chi vuole uscire da una situazione uscirà con aiuto del creatore. Perché quando sei da solo è difficile. Quando sei in squadra, quando lui sta dalla tua parte, perché tu lo fai fare venire dalla tua parte con la preghiera, dà quella forza per poter illuminarti, per poter uscire. Ti si aprono le strade. Almeno io ho sempre creduto in questo. Tante dicono: io faccio tutto da solo, non chiedo niente a nessuno. Questo cosa vuol dire? Questo ego. Perché non siamo nati per passare questa vita in solitudine. Siamo nati per stare insieme, per aiutare uno l'altro e togliere finalmente questo grande ego per dire solo io so fare. Io non chiedo mai niente a nessuno. Ho vergogna di chiedere. Perché devo chiedere a qualcuno quando faccio io da solo, sempre faccio meglio. Se tu non chiedi niente a nessuno, vuol dire che tu ti metti su un piedistallo. Vuol dire che tu credi che tu sei più importante e più intelligente degli altri e per quello non chiedi. Chiedere è un atto di umiltà e di far vedere all'altra persona o al creatore che può essere anche più grande di te e più intelligente. Chiedi se non lo sai. Tanti mi dicono: sai, ho paura di chiederti qualcosa, ma no, mi vergogno a chiedere una cosa. Perché? Questo mi dà anche quasi fastidio, quasi, quando non chiedono, perché io posso dare. Come anche il creatore dice: ma perché non chiedi? Io ho tante cose, te le posso dare. Sarà più semplice a vivere se imparate a chiedere. E non soltanto al creatore, ma anche alle persone che le stanno vicino, perché in questo le date l'importanza. Chiedete qualcosa ai vostri figli, chiedete qualcosa ai vostri mariti, ai vostri parenti, chiedete, non lo so, di aiutarvi, ma non esagerate, perché questo sarà già parassitismo, okay? Non esageriamo, ma chiedete qualcosa che vi fa crescere, chi sa di più di voi. Siete umili per una volta. E quando il creatore ha detto chiedete e vi sarà dato, non soltanto da lui, ma anche da chi vi sta di fronte. Se volete crescere, chiedete chi sa di più di voi. Fate le domande e vi risponderanno. Chi non risponde e chi non vi dà le vostre preghiere, le vostre richieste, quello sta nell'ego, quella persona sta nell'ego. In tutte queste situazioni, il creatore ci guarda e dice: non credo che l'umanità è cresciuta così tanto. Non hanno capito nulla di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo scritto nelle parole sacre, nella Bibbia. Cercate di capire tutto con la mente completamente razionale e egoica. Siete ancora troppo materiali, troppo egoisti. Okay? Chiedere vuol dire stare in umiltà e far apparire anche altro oltre voi. Riconoscere i suoi talenti e riconoscere le sue capacità è una bella cosa, credetemi. Perché quando chiedono a voi, credendovi più intelligenti, a voi fa molto piacere e voi molto volentieri aiutate.
Buonasera, Laura, Rosa, Sonia, Silvia, come faccio a capire l'ispirazione dell'anima, quelle della mente che magari mi ingannano? Silvia, tu sei tutt'uno, sia l'anima che la mente, che il canale spirituale, che lo spirito, tu sei tutto. Quando arrivano delle ispirazioni, tu non li potrai mai confondere con il processo del pensiero, con il processo mentale. La mente non ha delle ispirazioni, l'ispirazione ha l'anima sempre. Tu senti qui come un'emozione e poi dopo la tua mente comincia a fare ipotesi, comincia a masticare quell'ispirazione che è arrivata e magari la ingoia anche. E per quello ti sembrerà che l'ispirazione non è stata, è stata, però poi è stata valutata o svalutata da parte della mente, che si impanica subito. La mente è molto isterica. Se si sente messa da parte, comincia a impanicarsi per dire: hai dimenticato di me? Cosa sta succedendo? Io sono un organo principale e tu adesso con la tua coscienza stai da qualche altra parte e non mi presti attenzione. E per quello fare meditazioni e aiutare la mente a calmarsi, per dire: io sono con te, ma ogni tanto devo ascoltare anche altre parti di me. Quando noi siamo in preghiera, noi non preghiamo con la mente. Se volete che il Creatore vi sente, pregare bisogno dall'anima, con l'emozione, come quando noi facciamo i contatti spirituali. Non li facciamo con la mente, la mettiamo proprio da parte e andiamo dalla nostra parte più pura, quella che ha un contatto diretto con il Creatore. Quello che fanno i preti quando pregano. Loro pregano perché amano il Creatore, amano amore dove sta? Non nella mente. La mente riconosce la parola amore, ma il sentimento riconosce solo l'anima. E quando ami qualcuno, tu lo ami qui. E per questo tanti dicono: io non riesco a pregare, vado da un prete che fa una preghiera per me, perché lui sente quell'amore per il Creatore e riesce a farsi ascoltare. Amate il mondo spirituale qui, credete, avete la fiducia nei vostri angeli, nelle vostre guide, e allora così vi ascolteranno. Non sentono il nostro ego, non sentono la nostra mente, perché quella non crede, è molto analitica. Noi non crediamo qui perché credere è anche un'emozione. Sta qui. Felice, senza Dio non siamo nulla. Anche se la nostra anima è una sua scintilla, abbiamo bisogno di lui per non perdere di vista la nostra missione. Basta solo chiedere con il cuore. D'accordo. Buonasera Orazio, Gabriella, Anna Maria. La preghiera è un pensiero d'amore. Oh, Anna Maria, questa è fantastica. Sì, è un pensiero d'amore, è un incontrare Dio a quattro occhi. È un invito alla conversazione. La preghiera è una cosa fantastica, sì, è un rispetto e amore verso lui, anche verso di noi, perché quando chiediamo a Dio qualcosa, ricordate che una sua particella è anche dentro di noi, perciò chiedendo al Creatore, tu chiedi anche a te stesso. Non avete mai pensato una cosa del genere? Io ti chiedo, Creatore, di darmi salute. Io mi chiedo, Slavi, di occuparmi della mia salute. Perciò se io ti chiedo qualcosa, come chiedo me stessa, devo anche fare qualcosa concretamente per me, perché io ho il corpo fisico e posso concretizzare in materia qualche passo. Lui aiuta da parte
punto di vista spirituale, io mi posso aiutare dal punto di vista fisico. Mi arrivano delle ispirazioni e io faccio. Perciò se io mi prego per la salute, vuol dire che sono io a muovermi di andare a trovare un dottore, per esempio, fare analisi, far qualcosa per me. Pregando al creatore, prego a me e sento la forza dentro per poterlo fare e la voglia di volerlo fare. Io, creatore, vorrei tanto, tanto amore per me da parte delle altre persone. Allora io prego anche a me di attirare questo amore da parte delle altre persone. Allora devo fare qualcosa. Perciò mi dà la forza che io potrei farlo. Poi, Maria, Dio mio, oggi tutti con questo messaggio, la preghiera, altrimenti i nostri figli non volano. I nostri figli non... Va bene, Maria. Caterina, che bello che sei. Da stasera pregherò come stai insegnando. Ho perso tanti anni. Una gravidanza al settimo mese, ma non ho mai pregato così in profondità. Con le tue parole, Caterina, con le tue parole, per l'anima che per un attimo ha toccato il tuo corpo fisico e ti ha dato qualche bella emozione di sentirla in pancia, lo riscambi questa emozione. Dice: mi ricordo come mi sono sentita quando eri lì con me. Io ti auguro tanta felicità e prego il Creatore che ti potrebbe dare il meglio nella tua permanenza nel mondo spirituale. Credo che al piccolino sarebbe piaciuta questa cosa. Patti, mio padre è andato via troppo presto per errore medico. Ecco, vedi, Patti, ho detto che a volte c'è anche errore umano, non soltanto la volontà divina. Emanuela, siamo noi parte del creatore, siamo gli esseri creati nel creato. Sì. Bene, Eugenia, sì. Clara, Lucia, Monica, cara Slavi, qualche anno fa per la cresima di mio figlio dovevo fare la confessione. Il sacerdote, tra le altre cose, mi chiede che rapporto ho con Dio. Io rispondo, ci parlo e lui a suo modo mi risponde. Lui si alterò e mi disse di essere una presuntuosa perché neanche lui ci parlava direttamente. Ora però ci parlo poco con Dio perché si è portato tutta la mia famiglia con sé. Forse riprenderò quando sarò più serena. Interessante, Monica. Sì. La religione e spiritualità a volte sono proprio due termini diversi. Ok, capisco. Però parlare della confessione o del pentimento, anche questo fa parte del percorso, perché quando c'è il pentimento, perché nella confessione c'è sempre il pentimento, no? Anche questa è la dimostrazione al Creatore che io sono cresciuta. Io sono cresciuta e ho capito. E ho capito. Perciò adesso, quando con questa purezza nella mia anima, se ho confessato proprio con il cuore, non è necessariamente a prete, io posso confessare direttamente al Creatore. E questo non è presunzione. Perché noi, i figli suoi, non vedo perché i figli non possono parlare con padre. Ok? Dì a lui quello in cui hai sbagliato. E se lui sentirà, il Creatore, che tu sei sincero, delle tue preghiere, di qualcosa, per qualche miglioramento, per qualcosa in più che vorresti fare. Sicuramente saranno ascoltate. Sul pulito si può dare molto. Quando è una cosa ancora sporca e tu cominci a riempire queste sporcizie anche con qualcosa di nuovo, si sporcherà anche nuovo. È per quello che ci vuole la confessione, una specie di pulizia. E quando ti svuoti, ti possono dare già qualcosa di nuovo.
Vorrei, Emanuela, vorrei poter vivere le vite che ho perduto negli sbagli e riparare alle scelte dannose. Ah, Emanuela, ci sono le persone che si pentono di quello che hanno vissuto. Sì, però non si può più fare nulla. Ormai le scelte sono state fatte, si può soltanto migliorare. È inutile pensare al passato. Chiede al creatore di aiutarti ad andare avanti e di superare nuove sfide, di da vincitrice. Chiedi la forza, chiedi la saggezza, chiedi l'intelligenza. Infatti non bisogna chiedere i soldi al creatore. Quante volte ho sentito, creatore, io non ho soldi, dammi i soldi. Non chiedete quelle, chiedete l'intelligenza. Perché con l'intelligenza si può fare i soldi. Con l'intelligenza si può trovare un bel lavoro. Chiedete di togliere la pigrizia. E ricordate, se voi chiedete a lui, per favore, togliermi la pigrizia, vuol dire che voi state pregato a voi stessi di togliere pigrizia, vuol dire che dovete fare anche voi qualcosa per voi stessi. Mi aiuti ad essere intelligente. Cominci anche tu a leggere, a fare qualcosa, imparare. Dove c'erano prima errori, c'era insapienza, c'era ignoranza. Vuol dire che bisogna agire diversamente per ricevere un risultato diverso. Ma dobbiamo fare noi, ok? Tutto insieme. Perciò non pensare, non si può comunque rifare. Ma da questo momento, quando hai capito che non vuoi più vivere come nel passato, c'è un nuovo trampolino. E lui ti aiuterà per farlo. Stefania, sono d'accordo, Slavia, pregare fa bene alle nostre anime, ci aiuta ad affrontare tante cose, ma bisogna ascoltarsi e amare se stessi per riuscire ad avere il tempo. Sì, Stefania, avere il tempo. Tu hai il tempo per te ogni tanto, vero? Noi andiamo al mare, spendiamo il tempo per il trucco, eccetera. E magari non pensiamo neanche, ovviamente, alla preghiera o per qualcos'altro. Ed è giusto, siamo comunque vivi e abbiamo bisogno della materia, abbiamo bisogno dei piccoli piaceri nella vita. Assolutamente, anche io come vedete sono truccata, perciò adesso prima della diretta ho messo maquillage a posto, ho messo la collana. Ecco, per essere con voi ovviamente nella bella presenza. Però anche mentre trucco, chi ha detto che non si può fare una conversazione con Dio? Quando vai al supermercato, chi ha detto che non si può fare una meditazione mentre stai camminando? Chi dice che quando sei nella macchina devi soltanto ascoltare la musica? No, tu puoi ascoltare anche i tuoi pensieri. O ascoltare una tua parte spirituale. Si può sempre trovare il tempo, perché queste cose si può fare contemporaneamente. Almeno io penso così. Però grazie per la domanda. Peppe, non siate andreati con Dio. Abbiamo il nostro percorso terreno da fare, chi prima e chi dopo dobbiamo fare il ritorno a casa, la nostra vera dimora, che è quello spirituale. Abbiate fede, la morte non esiste. E anche io sono d'accordo, sono d'accordo. Monia dice che non è preghiera chiedere di vincere all'otto, però so uno che se uno chiede per poter aiutare, chi ne ha bisogno? Secondo me. Vedi, Monia, è quello che ho appena detto. Non chiedete i soldi per gli altri. Il creatore è difficile che li darà. Sapete perché? Perché voi non sapete che uso, che vero uso farà la persona con i soldi. Chiedete subito il risultato. Per esempio, non chiedete una certa. Per esempio. Oddio, dammi 5.000 euro perché io devo andare da dentista a fare i denti, per esempio, perché costano i dentisti. E toc, ti arrivano 5.000 euro.
Però tu guardi la tua vita e dici, devo ancora pagare le bollette, devo pagare la scuola di mio figlio, ho visto ieri una borsa che mi è piaciuta molto, che la vorrei prendere. E di queste 5.000 che ti sono state date per dentista, rimangono ben poco. Chiedete subito dentista, chiedete subito di mettere a posto i denti, con quali mezzi è uguale. Chiedete l'intelligenza per guadagnare abbastanza denaro per vivere bene, sia a voi che alla vostra famiglia. Chiedete riempimento del cervello e della vostra anima, che queste fanno tutto. L'anima sveglia i talenti. Magari in un certo punto tu capiresti che puoi benissimo guadagnare e avere più soldi, non hai bisogno di vincere l'otto. Perché hai in mano un talento, quello magari quale prima non ti rendevi neanche conto di averlo, o lo vedevi però non li consideravi come a fonte di guadagno. E poi a un certo punto, zac, e perché no? E arriva la creatività. Perché creatività? Il pensiero creativo. Perché viene da creatore che ti illumina in questo. Quando noi siamo creativi nel trovare diversi modi di come riuscire da una situazione, noi siamo co-creatori con nostro Padre Celeste. Ok? Simonetta, non si può salvare chi non vuole essere salvato, solo pregare. Il Salvatore, sì, Serena. Ciao Slavi, non ho mai creduto in Dio nella Chiesa, quindi non ho mai pregato. Ho sempre pensato che esiste un'entità superiore che ha creato tutto, ma non saprei come rivolgermi a questa entità, non so neanche cosa potrei chiedere. Serena, è una cosa semplice. Anche io, per esempio, non è che conosco tutte le preghiere a memoria. Ho recitato le preghiere leggendo quando la mia mamma non stava bene. La mia mamma era molto religiosa, perciò quando stava morendo mi chiedevo proprio di leggere le preghiere per lei. Io lo facevo ovviamente, capivo anche di che cosa si tratta, eccetera, perché le faceva piacere questa cosa. Però le mie preghiere sono diverse, magari sono come saranno le tue preghiere. Perché anche io credo nel creato in generale, credo nell'intelligenza superiore e parlo con chi credo che mi potrebbe aiutare. Puoi prendere come punto di riferimento qualche personaggio, un angelo, una figura abbastanza neutra, diciamo, che angeli sono sempre state considerate come messaggeri, sono belle. E allora magari ti piacerebbe pregare a un angelo, perché no? Si può sempre scegliere qualcuno che ti potrebbe dare una mano. Ciao Annalisa, buonasera Irene, Orazio. Secondo me il creatore ci dà anche queste prove dure per vedere noi a che punto siamo arrivati nella nostra evoluzione, se riusciamo a risolvere, diciamo, questi enigmi, se riusciamo da soli, secondo me dipende da noi, diciamo da soli, secondo me dipende da noi e dalla nostra evoluzione, anche perché il nostro creatore ci dà questi enigmi difficili, ma lui sa che noi sappiamo risolverli, siamo noi che ci diamo dei limiti a volte. Bravo Orazio, bravissimo. Agnese, buonasera. Barbara, felice, da oltre a Dio mi rivolgo ai miei cari amici lassù in cielo. Anche loro possono darci un aiuto come i nostri angeli, ma certo, è uno scambio di amore, uno scambio. I cari che arrivavano dal mondo spirituale dicevano: noi stiamo pregando per voi. Questa è una cosa molto bella e noi stiamo pregando per loro. E questo scambio dell'energia e scambio di amore è una cosa bellissima. E tutto passa comunque attraverso il regno del Creatore. Tutti pregano a lui per il bene di tutti.
Lui è un grande punto di riferimento e poi ci sono tutta questa catena delle preghiere uno con l'altro. È un aiuto reciproco. È un aiuto reciproco. E questa è una cosa bellissima. E lui sorveglia tutto e guarda un po' cosa sta succedendo e che tipi di preghiere tra le dimensioni o nelle stesse dimensioni esistono. Secondo me è una cosa bellissima. Felice. Dal 3D mi rivolgo a ok, poi Lucia le sento arrivare le mie ispirazioni, emozioni. Perfetto, bravissima. Nicolette, ciao cara Slavia, un abbraccio, buonasera. Ok, Silvia, Michela, tutte le sere vado a letto di proposito mezz'ora prima per stare in compagnia del mio cuore e della mia anima. La mia preghiera inizia sempre, ciao papà Dio. Ma che bello, Michela, papà Dio, bello. Ok, Maria, buonasera, buonasera a tutti. Bianca, ciao. Angela, ci vediamo presto a Bari. Oh, Angela, bene. Allora, fine giugno ci vediamo a Bari. Fa piacere. Fiore, la preghiera mi dà energie per affrontare tutte le mie prove di ogni giorno. Bello, sì. D'accordo, anche per me vale la stessa cosa. Rosario, le messe possono aiutare il cammino dell'anima. Mio padre defunto alla vigilia, 4 messe mi arriverò in sogno. Sì, le messe possono aiutare. Vi ricordate all'inizio della nostra diretta? Ho detto quante volte bisogna pregare perché ti ascoltano. Le messe è una continua, continua ripetizione delle preghiere, delle letture del Vangelo e molte altre cose. E più volte verrà ripetuto, meglio è, più preghiere arrivano. E poi nelle chiese si ripetono anche perché anche le persone arrivano sempre diverse. E loro pregano per tutti i fedeli che si trovano in chiesa. Sono sempre diverse, per quello sempre, sempre stesse preghiere, no? E quando qualcuno che riesce ovviamente a ascoltare, stare lì un giorno, 2 giorni, 4 giorni, immaginate che in chiesa, comunque con queste preghiere, si crea un'atmosfera di amore bellissimo. Tutte queste preghiere, immaginate che vanno lassù, lassù, e quanta emozione, perché le preghiere devono arrivare dalle emozioni. E quando tu non preghi da solo, ma preghi con tante altre persone, queste emozioni si raddoppiano, triplano, cioè si moltiplicano in 100, in 200, non lo so quante persone possono essere. Immaginate piazza del Vaticano. Caspita, quando prega Papa davanti a tutti, immaginate quante persone, quante emozioni contemporaneamente si sprigionano. Wow, è una bellezza di vedere questa cosa. E certo che la forza di unione che fa l'effetto. E allora magari in queste messe, Rosario, sei andato, c'erano anche più persone e la forza di tutto quanto insieme, ecco, ha aiutato tuo papà di venire. Mara, ciao Slavi, io prego insieme alle angeli dentro il mio cuore, io sento vicino anche ora che sento le tue parole, grazie, bene, e siamo tutte sempre, sempre accompagnate. Cinzia, io quando prego mi carico di energia, la sera ho smesso perché altrimenti non dormo, va bene Cinzia. Bello, vedete, è vero, la preghiera dà la carica, è vero, perché quando ci sono delle belle emozioni, quando è tutto a posto, non si vuole neanche andare a letto, noi ci stanchiamo quando ormai non c'è più forza, un po' umore va un po' giù, ecco, la preghiera fa salire, bello. Elisabetta, ho aperto adesso Facebook e mi serve una preghiera, non riesco oggi, ho avuto una brutta notizia. Elisabetta, tu potresti pregare perché quella notizia che ti è arrivata potrebbe, il creatore potrebbe aiutarti di ottenere la calma e pace. Chiedi la pace per questo, per te stessa, nelle tue emozioni, per affrontare questa notizia in modo più ragionevole possibile. Chiedi
di calmare le tue emozioni, di non pensare al brutto, ma la forza di agire, di aiutare, di guarire la situazione. Ok, Sara, Marzia, Silvia, e perché Slavi certe volte, pur conoscendo il nostro talento, ci sabotiamo? Perché siamo umane, Silvia, perché siamo umane. E a volte, anche a me è capitato, sapete quante volte dicevo sì, so fare, ma non so perché lo devo fare. Ci sabotiamo. Peccato, peccato, perché è come quando sabotiamo noi i nostri talenti, noi sabotiamo il creatore, perché questo è il suo dono. Vuol dire che noi chiediamo al creatore di darci qualche dono. E quando lo abbiamo, lo rifiutiamo. Rifiutare il dono di Dio. Quello che facciamo quando sabotiamo. Prossima volta, quando pensi a sabotare il tuo talento, vuol dire che stai rifiutando il Creatore e la sua grazia verso di te. Nicoletta, anche io prego e parlo tanto con gli angeli e chiedo aiuto anche per gli altri. Mi riempie la gioia vedere il sorriso nel volto delle persone. Bello, Nicoletta, grazie. Eugenia, Slavi, mio padre era ateo, non ha voluto pregare, solo il garofani rosse, perché era un vecchio socialista, allora starà soffrendo. Ma chi ha detto questo? Ma figurati, Eugenia, mio papà era comunista e anche lui era ateo e non credeva in nessuno, e adesso mi arriva quasi in tutte le dimostrazioni pubbliche, quando le mie amiche, i miei colleghi, i medium fanno le dimostrazioni pubbliche, mio papà arriva e dice che bello, non ho mai creduto in questa cosa qua, però adesso ho cambiato un po' l'idea. Perciò, sai, essere umano è una cosa, essere lo spirito è un'altra, perciò non sta soffrendo assolutamente, mio papà sta divertendo un casino di Dawson. Angela, cosa fare per entrare di più in ascolto delle risposte? A volte sembra una comunicazione in senso unico. Oh, Angela, devi soltanto pensare che adesso la risposta arriverà. Sentirai, io non lo so come, perché per ognuno è diverso. È un credere di sentire la risposta. Sai, puoi fare un giochino e questo potrebbe aiutare a molte. Quando eravamo piccole, giocavamo in un gioco. Immagini se fosse lui è un angelo. Immagini se tu fosse un gatto. Okay? Perciò tu immagini se fosse davanti a te il creatore, cosa ti avrebbe risposto sulla tua preghiera? Aiutati con un giochino di questo genere, perché alla fine cosa diceva Gesù? Siete spensierati come i bambini e così vi si aprirà il mio regno. Ricordatelo. Annalisa, prego sempre tutti i giorni, credo molto nel potere della preghiera. Ogni giorno recito il rosario. Come mi sento bene quando recito? Sento proprio un cambio di energia. Oh, Annalisa, molto interessante. Grazie che hai detto. Rosario è una cosa seria, una cosa religiosa. Ok, tanto rispetto per la tua fede. Poi Sonia, io non credo ai preti, credo nella mia preghiera e colloquio tra me e Dio. Mi raccomando a lui, agli angeli e ai miei cari che mi proteggono, ma ai preti proprio no. Sai, Sonia, io non sarei così tanto categorica, anche se a volte i preti possono dire delle cose molto religiose, no? Io per me sono più per spiritualità libera, però i preti hanno aiutato tantissime persone, tantissime, nella loro fede, nel ritrovare se stesse, nel guarire in tante cose. E per quello ho molto rispetto per loro, perché hanno anche scelto un percorso che non è per nulla semplice, essere al servizio costante del Creatore. Poi dopo vari nuance, dettagli, va bene, possiamo lasciar stare, perché non sappiamo neanche, perché ogni prete è anche una persona con un suo carattere. Perciò non sono tutti preti uguali, come non sono tutti italiani uguali che mangiano la pizza e tutti russi che bevono la vodka. Ok, siamo tutti diversi.
Ok, Attilia, fammi capire te che sei dentro di me. Stupendo questo pensiero, grazie. Grazie. Barbara, ciao Barbara Fioroni, ciao carissima. Carissimi, io vi ringrazio molto che mi avete fatto la compagnia per quest'ora. Credo che ognuno di noi ha avuto il suo pensiero verso la preghiera, nessuno è obbligato ovviamente a pregare. Questa è una forma di spiritualità, come anche la meditazione, perché non tutti meditano, ma chi medita trova in questo la pace, la serenità e il suo amore. Per ognuno deve essere un qualcosa che non è soltanto per la mente, ma anche per l'anima. E io vi auguro di trovare qualcosa che fa cantare la vostra anima. Buonanotte a tutti e ci vediamo fra una settimana che io sarò qui con Max Giunta. Ciao ragazze, buonanotte.